Allora, noi ci siamo conosciuti esattamente 7 anni fa, facciamo 7 anni ad agosto, il 5 agosto. E poi niente, per lui è stato proprio un colpo di fulmine, perché lui mi conobbe proprio al bar del cugino e lì voleva conoscermi, però io non avevo testa, quindi l'ho ignorato proprio, a dire la verità. Poi, passare del tempo, un paio d'anni, un mio amico ha fatto un incidente, io poi lo andai a trovare la sera, perché poi sono venuto a sapere che stava lì, subito sono andato e da lì ci siamo presentati. Poi una sera stavamo con i nostri amici in comitiva, è passato mio cugino dal bar sempre, che ci ha salutato sia a me che a lì. È da lì che ho capito tutto. Ha detto: allora tu sei quella famosa ragazza che ti vidi per la prima volta al bar. E da lì poi ci siamo cominciati a frequentare. Uscivamo, parlavamo e poi di là è cominciato tutto, praticamente. Allora, il nostro primo bacio è capitato la prima volta che siamo andati al mare insieme. Siamo andati al mare, sempre con i nostri amici, compreso anche lì. Ci siamo divertiti, abbiamo riso, scherzato. E poi scherzando in acqua, niente, vabbè, lì ancora non succedeva niente. Però quello stesso giorno che siamo andati al mare, ci siamo fatti degli sguardi. Ho salutato tutti gli amici. E lì poi, piano piano, mi ha dato la mano. E a lui, anziché di salutarlo normalmente, mi ha dato quel famoso bacio che aspettavo da tanto tempo. Di là è cominciata, diciamo, effettivamente la nostra storia. Perché io dal primo giorno che l'ho incrociato sembrava proprio che lui già mi appartenesse. Quindi sì, veramente. Me lo sono sentito subito mio. Allora, un suo pregio, uno dei suoi pregi, sono i suoi occhi. Quello è stata la cosa proprio che mi ha colpito tantissimo quando ci siamo conosciuti. E le sue ciglia. Questi. E poi comunque è molto dolce, anche se mi fa sempre arrabbiare. Ogni minima cosa che faccio, subito si arrabbia. Cioè, vabbè, poi alla fine poi ci capiamo a volo. Vabbè, fisicamente è un po'... cioè, un po' complicato. Il lato B. No, vabbè. Vabbè, i suoi occhi, cioè, lì mi hanno colpito proprio assai. Cioè, i suoi occhi ogni volta che mi sveglio al mattino mi riempiono il cuore di gioia. È stupenda su tutto. Però, tutto sommato, non mi posso lamentare. Ciao, amore mio, ti amo follemente. Sei il mio respiro, non vedo l'ora che arriva il 30 luglio che dico il mio sì davanti al Signore per tutta la vita. Ti amo. Ciao amore, ci vediamo all'altare.